Salve ragazzi, ben ritrovati a questa nuova puntata del programma Easy Dance. Oggi i nostri bimbi sono pensierosi perché ho chiesto che cosa fosse per loro la danza. Se volete conoscere la risposta, guardate questo RVM. Per me la danza è divertirsi molto e non essere tristi. È una cosa importante perché da grande vorrei fare la ballerina. E la danza è la mia passione, è la vita la danza, io non posso vivere senza. È una cosa che praticamente te puoi ballare con gli amici, essere felice e quando sei triste ti può rallegrare. La danza è un ballo che si fanno le cose. Per me la danza è un sogno. Per me la danza è un modo per dare una forma alla musica che entra nelle mie orecchie e mi fa battere il cuore. Wow! La danza è uno sport che si fa con gli amici e possiamo ballare ed esprimerci. Per me è un gioco che si balla. Per me è una verifica che si deve ballare, che si valuta il ballo di tutto quello che hai imparato. La danza è una danza. Allora, per me la danza è un'arte che mi piace e che mi piace fare con gli amici in gruppo. Cos'è per me la danza? Beh, per me la danza è un divertimento in cui in ogni movimento si può esprimere un sentimento. Per esempio, se sei arrabbiato, triste, felice o anche allegro, puoi esprimere il tuo sentimento attraverso la danza. Per me la danza è un momento in cui mi sento libera e mi lascio trasportare dalla musica. Un gioco che si può fare con gli amici. Fanno le coreografie. Dopo si ci diverte. Cos'è per me la danza? Per me la danza è divertimento, è passione da poter condividere tutti insieme. Per me la danza è tutto, secondo me non ci sono parole per descrivere la danza. Ma è anche paura di salire sul palcoscenico ed emozione. Ad esempio, quando guardo video in televisione che riguardano la musica, la danza o su internet, devo sempre fare qualche movimento, perché la danza è anche libertà. La danza è tutto. Bene ragazzi, dopo questo bellissimo RVM passiamo alla coreografia. Apriamo un po' le gambe. E da qui immaginiamo di tirare fuori una cosa che abbiamo in tasca. E uno. Prendi la mano e la nascondi dietro. Al due. Al tre mani in alto. E al quattro fai questa posa. Ancora. 5, 6, 7, 8 e 1, 2 e 3 e 4. Da qui tira un pugno verso il basso. 5. Dall'altra parte, 6. Da qui immagina di guidare una macchina e fai una frenata, 7. E all'8 fai una circonduzione col braccio, quindi sarà 8. Ancora tutto da capo, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. All'1 chiudi le gambe con un movimento velocissimo e al 2 le dita davanti alla faccia, quindi parti dal mignolo, anulare, medio e finire col pollice. Ta tam tam boom. Quindi sarà 7, 8 e 1 e 2. Al 3 fai un passo laterale con un po' di atteggiamento. 3, 4, raggiunge la gamba, 4 ti giri. Da lì passo, passo, chiudo, passo e stop. Ancora, passo, chiudo, passo e stop. Tutta la coreografia da capo, quindi 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, 7, 8, 1 e 2, 3,
e 4, 5 e 6, 7 e 8. Un'altra volta da capo, quindi 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Bene, adesso proveremo questo pezzetto con la musica. Bring it back like she loves some. In the club with the lights on. Got you at the shot bar. Come and show me that you can win it, win it, win it, win it, win it. Stop playing, you know that I win it, win it, win it, win it, win it, win it. Adesso andiamo avanti con la coreografia. Andiamo verso il basso e apriamo le gambe. Quindi sarà 7, 8, 1, un altro movimento e un altro ancora. Lo faremo per 3 volte. Quindi 1, 2 e 3. Nel frattempo le braccia faranno pugno, pugno e pugno. 7, 8. 1, 2 e 3. Mettiamo anche un po' di atteggiamento, un po' di groove. 7, 8 e 1, 2 e 3. A questo punto faremo ball change, cioè peso, peso. Quindi sarà ball change. Cercate di essere un po' statico in questo movimento. Bloccati, tap tap. Quindi sarà e dance on, dance on, dance on. Voce da qui, pugno, pugno, pugno e pugno, 7, 8, 5, 6, 7 e 8, chiudi qui, 3, 2, 1, dalla del sol, vai, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, ok? Quindi 3, 2, 1 e denso, 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 boom, boom, ta, 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 ta. Andiamo avanti adesso aprendo il gomito e nel frattempo farai un passo avanti, quindi 1, 2, 7, 8, 1, 2. A questo punto fai una body wave partendo dal basso, quindi sarà wave e ok, quindi abbiamo fatto 1, 2, body wave e nel frattempo i pugni vanno tutti e due avanti e poi giù con la destra, sarà il movimento e wow, quindi 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 e 4. A questo punto guardate cosa fanno le gambe. 4. Le punte vanno in fuori, i talloni vanno all'esterno e le punte pure. Quindi sarà e punte, talloni, punte. Ancora una volta, quindi 7, 8. Punte, talloni e punte. Proviamo a fare un po' più veloce, 7, 8, ratata. Da qui faremo un cerchio con il nostro busto e da lì ci nasconderemo dietro le nostre braccia. E nel frattempo le gambe si chiuderanno. Riprendiamo tutta la coreografia da capo. Non ve la siete dimenticati, eh? Quindi, 5, 6, apriamo le gambe. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 and stop. Vai con la dancehall e 3 e 4, 5, 6, 7 and 8 e 1, 2, 3 e 4, 5, 6 and 7 e ok, adesso tutto con la musica.